Allora, per chiudere l'argomento di prima, perché era una domanda che volevo farvi, poi immaginate questa sia la curva vera, questo è il discorso del metodo di Alero. Allora, questa è la curva vera. Dove si troverà secondo voi la stima? Sopra o sotto? Cioè, in questo istante qua, dove sarà la stima? Sotto, perché la funzione sta facendo così, giusto? Ok? Quindi quando farete, e mi auguro che lo facciate, il grafico dei punti stimati, dovrebbero essere sotto la curva. Vedete se è vero. Quindi man mano che la stima migliora, i punti dovrebbero salire finché non si avvicinano a talmente tanto la curva che non riuscite a risolvere la differenza. Si confondono entro un certo grado di precisione. Ok? Ok, torniamo un attimo perché ho fatto questo disegno l'altro giorno all'altro gruppo e credo che sia stato istruttivo. Allora, io adesso ho provato a tirare dei quadrati e fare una parabola, ma non mi è riuscito perché avevo troppi errori e la curva c'è un po' schifo. Voi avete la carta millimetrata e vi riuscirà meglio. Quindi io ho tirato questa parabola a mano libera. Non so se è una parabola, no? Giusto? Sembra parabolico vagamente, ma l'ho tirato a mano libera. Vorrei semplicemente che voi vi faceste questo anzi mi pento di aver scritto questo, scrivo così, in forma vettoriale. Voi dovete capire cosa la formula vi sta dicendo. Quindi, quando il punto è qui, io vi chiedo di disegnare il vettore posizione. Beh, è lì all'origine, quindi ovviamente userei il gesso blu semplicemente qua. Eccolo qua, il vettore nullo. Vi chiedo in quel punto di disegnare la freccia che rappresenti la velocità in quel punto. Allora, voi guardate la formula. Dite che nell'istante t uguale a 0 la freccia non ha una componente y, ha solo una componente x. Quindi la freccia che dovete disegnare è una freccia che è puramente la direzione x, e questo è quello che deve essere, perché la freccia deve essere tangente alla curva, e la parabola di questo tipo ha pendenza nulla qua. Adesso, quanto lungo volete disegnare questa freccia? Dovete decidere cos'è per voi a un quadrato sul vostro quaderno. Quindi io prendo una decisione arbitraria e dico che la velocità sarà una freccia di questo tipo. Track. La velocità, io mi sono preso un impegno nel rappresentare graficamente il modulo della freccia a velocità nell'istante t uguale a 0 con una freccia di un certo numero di centimetri. Chiaramente rappresenta metri al secondo, quella freccia ha dimensioni di una lunghezza di tempo. Adesso farò un'altra cosa. Questo è facile, no? Se io vi chiedo di disegnare l'accelerazione, voi cosa fate? Prendete un colore diverso e disegnate questa freccia. Come vedete, la freccia è puramente la direzione y. E anche qua la lunghezza fisica di gesso o di inchiostro che dovete tracciare sul vostro quaderno, voi dovete prendere un impegno di quanti centimetri corrispondono a metri al secondo al secondo. No? Quindi supponiamo io disegni la freccia accelerazione in questo modo. Ok, questa è la freccia accelerazione. In quell'istante la freccia è puramente della direzione y, la velocità è puramente della direzione y, x, questi sono un certo numero di metri al secondo, questi sono un certo numero di metri al secondo al secondo. Ok? E la particella si trova qua. Adesso, cosa vi dice questa qua? Come vi ho detto ieri, questa formula la potete in qualche modo invertire e dire che il tempo è uguale a x diviso vx0. Cosa vi dice questo? Se voi guardate la coordinata x della particella, potete dedurre quanto tempo è passato. In particolare, se io prendo questo punto qui, che apro la mia mano, anzi uso
questo, uso questo per rappresentare uno spazio, questo è uno spazio, questi sono metri. E io considero quest'altro spazio, uno spazio identico qua. Io so che quando la particella ha impiegato una certa quantità di tempo ad arrivare qua, beh, il tempo che la particella ha impiegato ad arrivare qua è il doppio, cioè se questo ha impiegato 3 secondi ad arrivare qua, questo ha impiegato 6 secondi. Questo è quello che la formula vi sta dicendo. Se raddoppio la x, il tempo è raddoppiato. Lo vedete? Ok. Quindi se io vi chiedo di disegnare la freccia a velocità qua, voi dovete fare, nell'ipotesi che questa sia una parabola, ma non lo è, l'ho tirato liberamente, io ho degli obblighi ormai, perché se io vi chiedo di disegnare la velocità qua, voi dovete disegnare una freccia che ha una componente x e una componente y. Quindi la componente x, sapete che questa qua, quindi è tale quale, la componente x non sta cambiando. Ovviamente il disegno vi riesce bene se cercate di farlo in scala. Questa è la componente x. La componente x è qua. La componente x della velocità non sta cambiando, la componente y sì invece. Qua la componente y vale 0. Qua la componente y in un istante diverso da 0 è qualcosa. Quindi immaginate che io disegni, adesso guardate l'obbligo che ho. Ammesso che la curva bianca sia corretta, e vedremo adesso se è ragionevole o no, io so che la velocità vera, la composizione della velocità x e della velocità y deve essere tangente alla curva. Deve essere tangente alla curva. E conosco la componente x, perché la componente x è la stessa di prima. E devo essere veramente sicuro di aver tracciato bene. Quindi siccome io nel spostare la mia mano, non è detto che la mia mano rimanga, no? È meglio un corpo rigido, quindi... Vedete? Ah, in effetti è circa un centimetro. Oh, non era buono il mio trasporto della mano. Devo stare attento. È lì che deve arrivare. È qua. Anzi, mi fa piacere aver sbagliato, perché vi deve mandare un messaggio molto forte. Questa velocità qua, dov'è l'altro? Deve essere identica. Siete d'accordo? È un po' meglio, no? Anzi, forse è ancora un pochino corto. Adesso riprendo, invece di fare la copia di questo, è meglio sempre fare la copia dell'originale, no? Perché sennò uno propaga gli errori, verifico di nuovo, forse adesso è leggermente esagerato. E guardate come stavo sbagliando qua, mamma mia. Questo lo potete fare sul vostro quaderno. Di nuovo, il fatto che sto sbagliando è molto istruttivo, no? Questo è guai di fare lezione con i PowerPoint, che è tutto già perfetto. Invece il vantaggio di fare lezione a gesso è che uno si accorge delle sottigliezze. Come? Perché sbagliando la figura. Questa freccia deve essere identica. Sono proprio paranoico, se no mi riescerà male il disegno. Adesso la velocità, perché questa è solo la parte x della velocità, la velocità, la composizione della parte x e della parte y, deve essere tangente alla curva. Quella curva là, se è corretta, cosa che non so perché l'ho tirata liberamente, deve essere tale che la freccia deve essere tangente. Quindi, per esempio, supponiamo che questa sia corretta. Allora, io traccio la tangente. Sarà una cosa, ovviamente già vedete che la curva non è granché, fa un po' schifo questa curva, ma supponete che questa sia la tangente, d'accordo?
Quindi, se questa è la tangente, mi sta dicendo che la velocità deve essere così e deve proseguire, ma proseguisce fino a dove? Proseguo fino a dove? Fino a qui, no? Perché questa freccia che componente x ha? Questa non può andare più giù. Non può andare, non può essere così, perché avrebbe una componente x sbagliata, mi capite? Si deve fermare là, ammesso che quella sia la direzione della velocità. E fermandosi là, io so quindi quanto è questo disegno, mi vincola quindi la componente y della velocità, che è questa qua. Ok? Questo più questo mi dà questo. Adesso, questo il punto qua è a un istante doppio, no? È all'istante... Se questi erano tre, se hai impiegato 3 secondi di arrivare qua, questo ha impiegato 6 secondi. Quindi la freccia qua che devo disegnare deve essere il doppio di quello che ho appena disegnato. Deve essere consistente il disegno. Quindi io adesso prendo questa freccia, e di nuovo la mia mano non è affidabile come metro, perché con la partita che ho, lo porto qua. E poi devo raddoppiarlo, quindi questo è 1. Vedete cosa ho fatto? Questo qua è strano, sto trasporto della mia mano, si vede che proprio non mi accorgo più. Non controllo più la mia mano per via dell'età. Ero più bravo una volta con la mano, questo non riesce più bene. C'è un documento audio della vostra corruzione morale. Adesso io faccio la composizione di questo e questa qua, vedete che fa schifo? Non può andare bene questa curva che ho tracciato, lo vedete? Guardate come mai non può andare bene, perché questa non è tangente! Capite? Provate voi a fare un disegno decente, voi avete la carta millimetrata, disegnatevi una parabola. Poi fate in modo che in ogni punto della curva, se questa è la parte parabolica, la velocità deve essere tangente alla parabola. Se non lo è, il disegno è fatto male. Quindi io non cercherò di migliorare il disegno, perché evidentemente è troppo aggressiva la curva. Forse anche la composizione fa un po' schifo, però voglio che voi cercate di capire cosa sta succedendo. La velocità nella direzione x non cambia, la velocità nella direzione y cresce linearmente e quindi quando componete queste due frecce vi dà la direzione della retta tangente alla curva. Ok? Meditate su questo. L'altro gruppo era riuscito meglio il disegno, ma forse il fatto che è riuscito male vi forse è più istruttivo, perché vi fa capire che c'è qualcosa che non va in questo disegno, quando invece la matematica dice cose molto chiare, che la componente y deve cambiare linearmente nel tempo. E questa qua, perché è il doppio? Perché deve essere il doppio di qua? Perché questo ha una x doppia di questa, e quindi l'intervallo di tempo tra qua e qua, anzi l'intervallo di tempo tra qua e qua è il doppio di quello tra qua e qua, quindi questa freccia deve essere il doppio di questo. Fatelo voi, se poi non vi riesce, allora fatelo di nuovo, e se non vi riesce, allora venite da me. È impossibile per me fare lavagna, anzi mi chiedo sempre come mai non abbiamo nelle facoltà tecniche come ingegneria e fisica, non abbiamo lavagne con il reticolo. Sarebbe talmente ovvio che è utile, no? Adesso voglio farvi un discorso graduale, forse questo pomeriggio, siccome è un discorso che io trovo
Ogni anno esito un po' a farlo perché mi prende tempo, però secondo me ogni studente di fisica, dell'esame di fisica, dovrebbe avere un'idea, dovrebbe aver sentito questi discorsi. Quindi lo faccio per voi. Non è tanto un argomento orale d'esame. Quindi ascoltatemi, cercate di capire. Lo faccio, è una cortesia che vi faccio. Allora, parte da un discorso, una specie di critica a un uso di certe parole che si ha nei libri di fisica. Non tanto dei libri didattici, ma certe volte dei libri un po' divulgativi. Si parla di osservatori, c'è un osservatore, poi c'è un altro sistema di riferimento, c'è un altro osservatore, e si pensa quindi, visto che siamo esseri umani, è un concetto antropomorfo, che ci sia qualcuno che guardi la scena, che raccolga dati e poi faccia le sue belle considerazioni di fisica, questi osservatori. Appunto, la teoria della relatività, sono diversi osservatori, c'è l'osservatore sul treno, l'osservatore sulla strada, l'osservatore sul razzo, e si confrontano e si vedono cose strane. Questo è l'osservatore. Il guaio del concetto osservatore è che va chiarito, va detto una cosa. Se io prendo i miei occhi e li tengo chiusi, poi apro e poi chiudo, come la macchina fotografica, l'otturatore che apre e chiude, raccolgo della luce. Sostituiamo me, perché vogliamo togliere gli esseri umani dal discorso. Non è tanto un essere umano che osserva, potete sostituirmi con una macchina fotografica che osserva la scena. Otturatore, raccoglie dati, chiuso. L'istante, l'intervallo di solito breve di tempo con cui si apre e chiude, perché se non è breve cosa succede? Vedete l'immagine, no? Della mia vedete un'immagine sfocata, perché io mi muovo. Invece se volete congelarmi in una posizione, dovete avere un otturatore veloce. Quindi l'istante di tempo, l'intervallo molto breve di tempo in cui l'otturatore è aperto è abbastanza ben definito, non è quello il problema. Il problema è, questo è il fotogramma, la fotografia. I vostri nonni lo chiamavano l'istantanea. Allora, qua per esempio avete un asse XY, avete una persona qua, poi dietro di lui, in lontananza, avete, che so, una casa, c'è una finestra. Poi in lontananza avete magari una montagna, in lontananza avete la luna, in lontananza avete una stella, ancora più in lontano avete una galassia. Quella luce è stata raccolta in un intervallo di tempo abbastanza ben definito. Questa è l'apertura dell'otturatore, quindi quella luce è là dentro. Scattate un'altra foto, poco dopo, magari una cineprese, no? Questa è sempre la persona si è spostata. La casa è sempre lì, si spera, non è durante il terremoto, si è spostato. La luna, se l'otturatore sono istanti molto vicini, non si sarà spostato. Se è una fotografia di un'ora dopo, magari vedete che la luna si è spostata, le stelle pure, anzi probabilmente meno, perché la luna si muove più velocemente della botte delle stelle, la galassia, le stelle più o meno non si sono mosse, e la luna un pochettino, eccetera, qualcosa. E voi fate la vostra cinematica, no? Dite che in questo istante T1 il signore era qui, nell'istante T2 il signore era qui, quindi lui si è spostato un delta x in un intervallo di tempo delta t a una velocità media delta x delta t e uno si fa la bella cinematica. Qual è il problema? Il problema è che il fotogramma non mostra le posizioni dei corpi in un certo istante, ma il fotogramma mostra la luce che è arrivata alla cinepresa in quell'istante, e quella luce è stata messa non tutti nello stesso istante, che uno pensi quando usa la parola istantanea. Ciao, la parola istantanea può andare bene nel senso che se si riferisce all'istante in cui si è aperto l'otturatore, ma non va bene se si riferisce alle posizioni dei corpi nella fotografia, perché la posizione della galassia che voi registrate in quell'istante magari è 100 milioni di anni luce fa. Se questo è il Sole, non lo è, se c'è il Sole è di 8 minuti fa.
la luce che io percepisco ora di lui è di qualche nanosecondo. La luce che ho raccolto allo stesso istante del tipo che era indietro è magari di 30 nanosecondi fa. Quindi la luce che io ricevo è stata messa in momenti diversi. Quindi questa galassia forse non esiste più, o la stella piuttosto, perché la galassia è difficile che... Ma le stelle possono, no, suicidarsi. D'accordo? Quindi il concetto di osservatore c'ha questo guaio, che la luce che la persona guarda osservando è stata emessa in istanti diversi. Quindi le posizioni che uno vede non sono le posizioni ora. Il concetto di ora è molto vago, però si può capire. Certo che se la luce fosse infinitamente veloce non ci sarebbe questo problema. Invece, in effetti, se il buon Dio si fosse veramente stufato di essere umani, e questo è il sole, è come nelle vecchie lampadine che c'è la cordicella, e lui, Dio, tira la cordicella e spegne il sole, tac, noi ci accorgiamo tra 8 minuti. Certo che la Terra continuerebbe a girare attorno al sole spento, ma se Dio fosse ancora più sadico, cosa che non è, non solo spegnerebbe il sole, ma la farebbe sparire. Cosa succederebbe secondo voi? Se questo è il sole e questa è la Terra che orbita, pensateci, se si spegne il sole, noi spegnere, il sole è ancora là, la sua massa è ancora là, la sua massa gravitante è ancora là. Ma se si spegne il sole, noi ci accorgeremo dello spegnimento solo 8 minuti dopo, cioè usufruiamo di 8 minuti di luce che continuano a viaggiare prima dello spegnimento. Ma se il sole sparisce proprio, cosa succede? Noi continueremo a orbitare per 8 minuti, perché l'informazione che il sole non c'è arriva dopo 8 minuti. Quindi noi continuiamo a girare e poi quando l'informazione è arrivata, pensateci, sembra un po' sorprendente che la gravità sia istantanea, no? In fondo il fatto che la velocità della luce non lo sia è un fatto ormai che fa parte della cultura diffusa. Ma pensare che la luce sia impieghi tempo e la gravità sia istantanea è un po' strano se vi fermate a pensare. Dovrebbe essere più facile per voi accettare il fatto che anche la gravità impiega tempo a propagare la sua informazione, no? Pensateci. E guardate che divertente, io dovrei venire un giorno con un libro, ho trovato un bellissimo libro, c'è un mercato di antiquariato nella mia città una volta al mese, e c'è un signore inglese che vende libri antichi. Ho trovato un libro in inglese del 1925 di fisica teorica, molto ben fatto, proprio bello. Però c'è una frase che io vorrei veramente un giorno fotocopiarlo, mettere in rete, che è stupefacente, perché l'autore dice: noi, perché 1925, sono già passati 70 anni, 60 anni da Maxwell, delle onde elettromagnetiche, no? E dice, le onde elettromagnetiche, i fenomeni elettromagnetici e meccanici hanno un tempo di propagazione, no? La velocità della luce, solo la gravitazione non è così, la gravitazione è istantanea. Cioè, questo autore non sarebbe stato d'accordo con me, avrebbe detto che se voi fate sparire il sole, istantaneamente la Terra andava per la tangente. Quindi è solo adesso, a distanza di tanti anni, però le cose ovvie non sono per niente ovvie se uno si fa. Comunque, quindi la storia dell'osservatore io vorrei cestinarlo, o almeno ridirlo in modo molto più concreto. Allora, per farlo, faccio un discorso. Questa è una strada, faccio un discorso rettilineo. Piazzerò lungo la strada dei paletti a distanza regolare. Questo non è un problema. La gente sa fare questo da 3.000 anni, 2.500 anni, 3.000 anni, dall'invenzione dell'agricoltura. Quindi piazzo un paletto, una tacca, metto una tacca equidistanti, piazzo delle tacche. Nessun problema, tacca, 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 ok? In queste postazioni io metto degli orologi. Allora,
immaginerò che saranno degli orologi digitali che si possono attivare, spegnere o attivare con un tocco di un pulsante o magari con un segnale di qualche tipo. Ma nel disegnarli, invece di disegnare una squadra con una scatola con dei numeri, disegnerò il simbolo classico dell'orologio, quindi un tondo con le lancette, ok? Quindi metterò un orologio qua, la macchina che si muoverà sarà qua sopra, l'orologio lo metto sotto così non si confonde. Metto orologi identici nelle varie postazioni. Forse ho messo troppe tacche perché ho un sacco di cerchi da disegnare, avrei dovuto mettere tacche più sparse anche. Questi rappresentano gli orologi. Adesso io vi chiedo di immaginare, poi essendo fisici, ingegneri, dobbiamo trovare un modo per fare quello che vi sto chiedendo, di immaginare. Immaginate che questi orologi siano sincronizzati. Quindi dovremmo chiedersi come si fa a sincronizzare gli orologi. Immaginate che siano sincronizzati, che avete già risolto il problema della sincronizzazione. Quando dico sincronizzati, vuol dire che battono tutti la stessa ora. E stanno tutti girando allo stesso ritmo. Quindi quando questo segna mezzogiorno, se gli altri orologi sono sincronizzati, segnano tutti mezzogiorno. Se questo nell'avanzare del tempo arriva a mezzogiorno e un quarto, siete perché sono sincronizzati, sapete che gli altri segnano mezzogiorno e un quarto. D'accordo? Sono sincronizzati e stanno girando. Qua sta arrivando un'automobile, lo disegno con coefficiente aerodinamico orribile. E sta avanzando. Allora, immaginate che quando lui passa in prossimità, l'ho fatto un po' troppo grande l'orologio, o la macchina, oppure ho fatto troppo vicini gli orologi, perché ovviamente voglio immaginare che l'orologio sia in prossimità a un orologio, non che sia così grande che è vicino a due orologi, capite? Quindi immaginate che è piccolino, e lui quando si troverà qua, sarà prossimo solo a lui, e immaginate che ci sia un meccanismo con cui questo orologio, quando è in prossimità, venga fermato, bloccato. Quindi o che voi passeggeri aprite la finestra e con la mano toccate il pulsante che blocca l'orologio, oppure un marchingegno, un sensore di prossimità, che genera un segnale elettrico, che blocca l'orologio. Quindi gli orologi stanno girando e vengono fermati quando la macchina passa vicino. Quindi quando la macchina è qua, immaginate che questo è a mezzogiorno quando è qua la macchina, blocca questo orologio, gli altri orologi continuano a girare. Poi la macchina avanza, magari, ecco perché mi lamento di aver fatto troppi orologi, perché non bisogna tutti questi benedetti orologi. Ogni anno faccio lo stesso errore, preso dall'entusiasmo disegno troppi orologi, e che palle, comunque. Col PowerPoint uno se li fa una volta per tutte, però io non amo fare lezioni con PowerPoint, lo faccio solo quando proprio sono alla fretta. Perché? Perché se uno fa uno sbaglio, gli studenti imparano dallo sbaglio della lavagna. Sul PowerPoint non vedete nemmeno che c'è il rischio di uno sbaglio. Io credo fermamente nel gesso. Questi orologi sono tutti a mezzogiorno in questi stati. Quando lui è qua e blocca questo mezzogiorno, questi sono a mezzogiorno. Questi, immaginate che è il passare del tempo, quindi gli orologi adesso si sposteranno. Quando la macchina è qua, questo orologio è stato bloccato a mezzogiorno. Immaginate che la macchina è arrivata qua quando questo segna un quarto. Quando questo segna un quarto, questi segnano un quarto. Quindi facciamo così, completiamo il disegno con tante belle frecce, così vedete cosa intendo per gli orologi che continuano a girare. Ovviamente questo è sempre bloccato a mezzogiorno. Quando la macchina adesso è qui, questo l'ha bloccato, questo è bloccato all'ora in cui era stato bloccato, questo magari è andato avanti a mezzogiorno e mezzo, quando arriva qua blocca questo, ma questi intanto sono andati avanti a mezzogiorno e mezzo. E ovviamente, faccio l'ultimo, e anzi non lo faccio perché non c'è spazio. Oh, capite? Quindi dopo un po' la macchina se n'è andata, faccio l'ultima serie di... La macchina è andata per i fatti suoi. E voi trovate che l'orologio, che questa la chiamiamo X1, questa è la posizione X1, questa è la posizione X2, cioè mettere coordinate è banale, lo sapevano fare i babilonesi. Quindi la geometria di dove sono piazzati gli orologi è banale, hanno delle coordinate, e quindi l'orologio X1 segna, cosa ho detto, mezzogiorno.
l'orologio X2 segna mezzogiorno e quarto. Sto immaginando che la macchina procedesse a velocità uniforme, no? Tanto per l'esempio semplice. Ok? Io non sto guardando la scena, io sono a dormire. L'essere umano in questo non c'è. È al bar che si fa il cappuccino. È uno statale che fa il meno possibile. Che non rischia il licenziamento e non ha alcuna motivazione. È tranquillo, leggo il giornale. Quando ho finito il giornale, vado pigramente, ormai la macchina non c'è più. Vado pigramente sul luogo dell'esperimento e raccolgo i dati. Passo per la posizione X1 e vedo l'istante T1. Passo nella posizione X2 e vedo l'istante T2. Mi sono stancato, ma di schiena, vado a casa, dormo. Ritorno alla posizione X3 e raccolgo i dati. Vedete che non c'è uno che osserva la scena. Ok? E quindi mi faccio la mia tabellina. Posizione, tempo, mi faccio X1, che tempo ho? T1, X2, tempo T2, X3, tempo T3. O raccolgo una tabella di dati e poi magari faccio una rappresentazione grafica, perché le tabelle sono un po' stitiche, è un modo un po' freddo di guardare i numeri, non si vedono le tendenze, a meno che uno non ha, non è quasi un autistico. Avete visto Rain Man? Il film Rain Man? Pronuncio l'italiano Rain Man. E fate un grafico dove, che so, questo è il tempo e questa è la posizione, e vedete che, e potete dire, ah, sembra adatti, guardare i dati, che a intervalli regolari del tempo ho la posizione, forse è un moto uniforme, cioè se fate la vostra cinematica, d'accordo? Ovviamente rimane, ma come cazzo si fa ad avere orologi sincroni? Questo è il dubbio, questo è il problema. Come si fa a mettere gli orologi è banale, ma fare in modo che battano allo stesso tempo, come si fa a fare? Allora, vi racconto due metodi. Uno è vecchio come cucco, e per esempio si esemplifica nei film, non so, ambientati tipo nella prima guerra mondiale, dove devono fare un, è l'esempio che faccio ogni anno, devono fare un attacco al nemico, alla posizione del nemico, e l'attacco per riuscire deve avvenire da più direzioni simultaneamente. Allora cosa fa il generale? Convoca i suoi ufficiali, quelli che guideranno gli attacchi dalle varie direzioni, in un posto, nella sua tenda, nel suo bunker, e ognuno tira fuori il proprio orologio e lo sincronizza lì con quello del generale. Cosa vuol dire sincronizza? Che controllano, regolano le lancette dei secondi, dei minuti, ovviamente delle ore, a essere in accordo con quello del generale. 3, 2, 1, clic! E fanno partire proprio l'orologio. Poi cosa fanno? Il generale rimane lì e gli ufficiali vanno nei loro posti da dove attaccheranno. Quindi voi avete un posto nello spazio dove gli orologi sono in qualche modo tutti in un unico posto, li sincronizzate. Questi sono orologi messi uno dietro l'altro, forse il disegno non è riuscito granché, lo faccio meglio. Questo è un orologio, questo è un altro orologio, questo è un altro orologio. Li sincronizzate, questo è banale perché sono contigui, no? Avete mai visto la scena? Io ho visto tanti film di guerra. Sincronizziamo gli orologi! Poi cosa fate? Uno rimane qua e gli altri vanno a posizionarsi. Quindi questo va qua, quindi spostate gli orologi, tranne uno, quello del generale si presume. Qual è l'ipotesi però? Che nel trasportare l'orologio, magari voi state inciampati e si rompe, oppure semplicemente per gli scossoni magari perdi il ritmo. E questo è l'aneddoto che racconto ogni anno, mi è successo questo. All'epoca, quando facevo l'esame di analisi di meccanica razionale, che è un esame che ho impiegato tanto per capire la filosofia dell'esame,
quindi ho avuto grosse difficoltà. Era un pendolare, già di 2 anni, anzi era un esame che è del secondo anno ma l'ho fatto l'anno dopo, quindi ero 3 anni ormai che facevo pendolare. Quindi avevo ottimizzato i miei viaggi, la mia sveglia era un orologio meccanico, era un orologio che dovevo caricare, era la molla che caricava. Ottimizzavo nel senso che avevo la sveglia, avevo pochi minuti per lavarmi i denti e la faccia, a vestirmi, prendere esattamente l'autobus giusto, arrivare in stazione e ottimizzavo per arrivare non più di 5 minuti prima dell'arrivo del treno. Era un periodo in cui i treni erano abbastanza prevedibili. Arrivavano abbastanza bene. Un giorno, il giorno dell'esame, la sveglia, mi sveglio. Ma che buio! Non era buio pesto, ma era più buio, meno luce del solito. Ma sarà una brutta giornata, nuvolo. Esco, non era nuvolo. Arrivo in stazione con ben mezz'ora di anticipo sul treno. 3 ore dopo il mio orologio segnava 1 ora e mezza in anticipo degli orologi, sugli orologi dei miei, delle persone accanto a me. E preso il mio orologio e messo accanto a quello del mio collega, si vedeva la mia lancetta dei secondi girare più in fretta di quello del mio collega. La sera stessa l'orologio era tornato normale. E non è mai più successo per i 3 o 4 anni che ho continuato a portare questo orologio. È successo una sola volta. Non so perché. Io soffro di, adesso, da adulto, soffro di fibrillazione atriale. Sono sotto medicine. Cos'è la fibrillazione atriale? È una condizione dove il cuore batte in maniera caotica. Non è solo veloce, ma è proprio non ha ritmo. È tum, 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 tum. È molto sgradevole e anche pericoloso. Perché il cuore non si svuota bene e quando il sangue ristagna, il sangue coagula e coagula, ti parte e hai l'ictus, che è pericoloso. Non perché rischi un infarto, ma perché il coagulo si forma. Probabilmente a quegli anni non soffrivo ancora di fibrillazione, ero troppo giovane, avevo 22 anni, 23 anni, ma probabilmente era una forma, come potrei dire, il mio cuore stava evolvendo e probabilmente, eccitato per i tanti caffè, quel periodo bevevo 6-7 caffè al giorno, espressi, e studiavo come un matto, questo esame mi faceva impazzire, quel giorno ero molto stressato, ok? Quindi probabilmente il mio cuore stava battendo molto rapidamente o in maniera irregolare. Allora dovete sapere, i vostri nonni forse possono testimoniare, che se voi prendete il classico orologio a pendolone, no? E lo mettete sul muro, lui batterà il suo tempo. Ma se prendete un altro orologio e lo mettete sullo stesso muro, dopo un po' batteranno assieme, perché le vibrazioni del pavimento del muro che uno induce in qualche modo si mettono in sincrono, si mettono in qualche modo in fase. Sono fenomeni complicati di ingegneria e meccanici, alcuni di voi forse lo studieranno, di risonanza, eccetera. E non è escluso che avendo il cuore che stava battendo con un matto e l'orologio sul polso, tutto questo ritmo molto serrato del cuore aveva perturbato l'orologio. Morale è che non è banale avere un orologio che mantenga il battito. Questo è, scusate l'aneddoto, ma questo è il messaggio. Come fate a essere sicuri che l'orologio che è qui venga a mantenere il ritmo? Dovete essere molto delicati, molto delicati. Questo mi fa aprire un altro discorso. È storia questa. Nel 1720 giù di là ci fu una terribile tragedia nella marina inglese. Una piccola flotta di 3 o 4 navi in una notte tempestosa, buia, andarono fuori rotta e andarono a cozzare su degli scogli sommersi vicino a delle isole. Morirono 2500 marinai. Fu una tragedia nazionale. Il re, praticamente incazzato, ha detto: qua dobbiamo finirla. Perché cosa succedeva? Cosa fa il marinaio per sapere dov'è? Lui ha bisogno di sapere latitudine e longitudine. La latitudine cos'è? Nord-sud. Longitudine è est-ovest. Latitudine come fate a saperlo? Questo è facile, perché voi aspettate il mezzogiorno. Cos'è il mezzogiorno? Quindi prendete un bastone, lo mettete lungo la verticale,
Cos'è la verticale? La direzione lungo la quale cadono gli oggetti se lasciati cadere la terra. E guardate l'ombra che il sole fa. E al muoversi del sole nell'arco della giornata, l'ombra non solo si sposta, ma si allunga o si accorcia. Mezzogiorno è quando l'ombra è la più lunga possibile. Quindi voi potete sapere che è mezzogiorno in ovunque, in qualsiasi fosse il mondo, a patto che sappiate che non ci sia, che ci sia il sole, ovviamente. D'accordo? Quello è mezzogiorno. Poi, sapendo che è mezzogiorno, guardate il sole. Quanto è alto, sapete quanto nord o sud siete. Perché se proprio siete voi, siete all'equatore. Se è molto basso, siete nell'emisfero nord. In Italia, almeno dove abito io, è circa 45 gradi. Qua cosa siamo? A 43? Perché io vivo nel Veneto, a 45 più o meno dove c'è il passaggio dall'Emilia al Veneto, quindi non so quali sono le coordinate di Cassino, lo sapete? Quindi quello è l'angolo a cui si trova il sole, quindi voi a mezzogiorno, sapere dove siete nord-sud si fa, ma dove siete est-ovest, come si fa, come si faceva e come si deve imparare a far bene? Si prende un orologio, si va all'orologio di Greenwich, o qual è quello che voi definizione sarà 0, 0 est, 0 ovest. Prendete il vostro orologio, lo sincronizzate con l'orologio di 0, est, ovest, poi prendete il vostro orologio, che è la coppia di Greenwich, e lo portate con voi sulla nave. Quindi, cosa succede? Voi, ecco, mezzogiorno, perché l'ombra è lunga, misurate l'angolo, sapete nord-ovest, nord-sud. Dove siete est-ovest? Guardate l'orologio Greenwich. Non sarà mezzogiorno. Sarà, che so, alle 4 del pomeriggio. Mentre è mezzogiorno dove siete voi, voi sapete che è 4 del pomeriggio a Greenwich. E quindi potete calcolare quanto siete est-ovest, d'accordo? Ma se il vostro orologio, nell'andare su e giù con la nave, le burrasche e le escursioni termiche di notte freddo, di sole, giorno caldo, col sale che corrode, i metalli che si dilatano e si spostano con il su e giù, l'orologio che avete qua segna veramente l'ora di Greenwich? E se non lo segna, voi siete fuori rotta. E andate a cozzare sugli scogli e le persone muoiono. Quindi il re disse, dobbiamo avere un metodo più preciso di determinare la longitudine. Ok? C'erano due scuole, anche prima della gara d'appalto del re, già Galileo, che molto prima, 100 anni prima, 150 anni prima dell'episodio, aveva pensato a un metodo per sapere l'ora, perché lui scoprì le lune di Giove. Con un telescopio voi vedete le lune di Giove che nel giro di una notte, due notte, cambiano posizione. Quindi ha detto, cazzo, abbiamo un orologio! Perché in fondo qual è stato l'orologio nostro per migliaia di anni? Il sole, no? E la luna, e le stelle. Ecco un piccolo orologio molto veloce, tra l'altro, perché nel giro di una notte o due vedete alcune lune proprio spostarsi. Quindi se io faccio una tabella e un calendario delle lune di Giove, io guardando e vedendo la disposizione delle lune posso sapere quanto tempo è passato da un'osservazione a un'altra. E questo era l'approccio astronomico, ok? Non funzionò, la vela della carina non funzionò per motivi pratici, perché su una nave osservare le lune non è banale e poi per tanti altri motivi pratici. E la strada che vinse la gara alla fine del re d'Inghilterra fu la strada meccanica. E c'era un signore, si chiama Harrison, che pensate se volete è uno dei Beatles, che riuscì a vincere la gara. C'è un bel libro, domani, martedì vi porto il titolo del libro, è in commercio per 8-10 euro al massimo, c'è un'edizione tascabile, che racconta questa storia qua, di questo signore che inventò, racconta la storia delle lune di Giove, e di questo inventore che costruì il primo cronometro, cioè misuratore del tempo. Ed era così preciso che gli inglesi diventarono la potenza mondiale dell'epoca, perché riuscirono a navigare con successo attorno al globo, ok? Quindi questa è storia, il trasportare gli orologi non è affatto banale, è anche storia della tecnologia, perché questo inventore per inventare l'orologio che funzionasse, che mantenesse la precisione, dovete inventare tecniche metallurgiche che sono in un certo senso la nascita della metallurgia moderna, della tecnologia moderna. Usava per esempio metalli diversi, due metalli che avevano coefficienti di espansione termica opposti, quindi quando erano messi assieme, uno quando si scalda magari si piega di qua,
e l'altro si piega di qua, quindi in qualche modo si compensano cose del genere. Tutto un metodo di marchingegni per far girare, per estrarre l'energia dalla molla, era veramente un genio. La tecnologia moderna è nata con lui da un certo punto di vista, e questo esemplifica il problema, ok? Non è banale, questo approccio non è banale, gli orologi nel trasportarli possono perdere ritmo. C'è un altro metodo. Qualcuno riesce a immaginarlo? Dovreste saperlo questo. Qual è il metodo che si usa? Orologio digitale, ne faccio più spazio. Fatemi fare il disegno. Ne faccio alcuni perché sarà una sequenza temporale. Dai, fateli anche voi i disegni. Allora, nella prima istantanea, fotogramma, come lo voglio chiamare. Qua, nell'orologio al centro, la chiamiamo orologio madre, mettete un traliccio perché emetterete un'onda radio o un lampo di luce. E magari fate in modo che questi orologi siano tutti spenti adesso, sono orologi digitali spenti. Quindi questo è spento e lo impostate a mezzogiorno. Questo qua lo impostate, è fermo, ma lo impostate per esempio a mezzogiorno 4. Cioè cosa fate? Dite, io quando accenderò un lampo di luce, quando accenderò il lampo di luce a mezzogiorno, attiverà questo orologio, cioè attivando l'orologio attivo il lampo di luce, il lampo di onde elettromagnetiche. L'onda elettromagnetica impiega tempo a propagare. Immaginate che impiega un quarto d'ora per arrivare qua. Quando arriva qua, il segnale d'arrivo dell'onda accende l'orologio. Quindi predisponete questo ad accendersi quando arriverà l'onda, quindi non sono ancora accesi, qua sono spenti, però predisponete questo. Poi immaginate che l'onda nell'arrivare qua continua la sua strada e arriverà qua dopo un altro quarto d'ora, quindi questo va predisposto alla mezza. Nell'ipotesi, queste sono ipotesi, devo immaginare di misurare la velocità della luce qua su un banco, magari con un laser, e mando verso uno specchio e vedo il segnale di ritorno. Faccio giochi di interferenza, ottica moderna, la gente può con qualche migliaia di euro comprare, ci sono industrie che hanno cataloghi di attrezzatura ottica, lenti, laser, filtri, eccetera, dove potete fare questa misura su un tavolo, fate un lampo di luce, va e torna e misurate il tempo che ha impiegato. Quindi la velocità della luce potete misurarlo sul tavolo, ok? Poi dite, ok, conosco la velocità della luce, quindi questo orologio che è a una certa distanza, perché ce l'ho messo io, il tempo della luce, nell'ipotesi che la misura qua valga sul campo pure, quello che faccio qua sul tavolo sono pippe o scopro veramente qualcosa sulla natura là fuori? Questa è l'ipotesi della scienza, non è mica banale. Quindi io misuro la velocità della luce, quel numero la uso per dire, metto in anticipo questo orologio, quando la luce impiegherà arrivare qua, lo stimo col valore, lo spero che sia giusto, uso il valore che ho calcolato qua, e per dire di quanto devo predisporre questo orologio, è chiaro? Poi immagino che la luce abbia la stessa velocità di là, che la velocità della luce sia isotropa, che abbia lo stesso valore in tutte le direzioni. È un'ipotesi, andrebbe verificata, non vi pare? E cosa c'è di speciale di questa posizione? Se avessi messo l'antenna emettitore qui,
la velocità della luce è omogenea, cioè ha lo stesso valore in tutti i punti? Cioè se io sposto il mio banco 6.000 km ottengo lo stesso valore? O dipende da dove faccio la misura? Shhh. Vedete quante ipotesi ci sono dietro questo trucco che sto per fare? Quindi, nell'ipotesi che il lampo di luce, silenzio, se no è filmato da puttane. Io, questo qua che è simmetrico a questo, stessa distanza, lo predispongo a un quarto. Questo lo predispongo alla mezza. Mezzogiorno, lampo di luce, boom! Questo parte, questi sono ancora fermi, perché il lampo è qui. Questo avanza quando il lampo arriva qui. Il lampo arriva qui, attiva questo orologio. Attiva questo orologio. Ma questi che segnano ancora l'ora prestabilita non sono ancora stati raggiunti dall'onda, quindi sono ancora fermi. L'onda avanza, è arrivato qui. Nell'avanzare questi tre orologi che adesso sono tutti vivi segnano la mezza. L'orologio arriva qua, attiva questa che segna la mezza. Vedete cosa sta succedendo? All'interno del fronte di luce gli orologi saranno sincroni. Li ho sincronizzati a partire da un lampo. Via! È chiaro che se la velocità della luce fosse infinita, facendo start, via, tutti gli orologi saranno tac, subito attivati. Invece la luce non ha velocità infinita, impiega tempo e attiverà gli orologi man mano che il fronte d'onda si espande alla velocità della luce, si spera. Poi uno fa gli esperimenti, descrive il mondo della fisica così e scopre che aveva ragione a usare quel valore di C misurato qua sul tavolo e aveva ragione a ipotizzare che la velocità della luce era isotropa, che era uguale nelle due direzioni ed era omogenea, perché potevo fare aprire e fare spostare l'orologio madre qua, qua o chissà dove. Quindi è a valle di anni di esperienza di fisica sperimentale che questo sistema si dimostra essere valido, perché era partito da tante ipotesi, no? Ma rimane un problema, siccome non è la velocità della luce, non è infinita, ma è circa 3 per 10 a 8 metri al secondo, c'è un problema. Adesso vediamo se riesco almeno a annunciarlo. 7 minuti dovrei essere in grado di annunciarlo, perché è una domanda da $1 milione. Domanda da $1 milione. Shhh. Questo è la vostra strada. Sapete sincronizzare gli orologi, l'abbiamo appena fatto. Li disponete nello spazio, fate partire un lampo, li sincronizzate. Quindi ormai avete sincronizzato l'orologio. Oppure usate anche la tecnica del trasporto, se state molto attenti. Non c'è mica niente di male, può funzionare. Quindi, questo orologio, questo orologio, questo orologio, questo orologio e questo orologio, ok? Adesso qua sta arrivando un treno, faccio un treno perché è un oggetto che è abbastanza lungo, anzi non serve neanche per ora, per la lunghezza vi servirà dopo, la seconda ora di oggi, quindi nella seconda parte della lezione, non serve che sia lungo, immaginate che sul treno ci sia un unico orologio, eccolo qua. È un orologio e il treno si sta spostando con una certa velocità e immaginate che questo orologio per il momento sia spento, faccio un po' più tondo, e sia messo a mezzogiorno, pronto, è spento ancora, è spento. Questi orologi invece che sono solidali con la lavagna, questo invece si sposta rispetto alla lavagna, questi orologi che sono tanti, disposti in vari punti, sono però sincroni, li abbiamo sincronizzati, stanno allegramente girando. Questo alle 11:30, il treno è qua. 11:45. Quando questo arriva qua, immaginate che questo orologio segna mezzogiorno e questo meccanismo di prossimità faccia scattare questo orologio. Quindi fate in modo che i due orologi segnino lo stesso istante in un punto. L'orologio spostandosi viene regolato a mezzogiorno quando passa per questo punto dove legge mezzogiorno. Quindi voi siete sul treno, no? E avete il vostro orologio sul treno e
state per passare accanto alla stazione e guardate dal finestrino e vedete l'orologio della stazione che segna mezzogiorno, quindi voi aggiustate il vostro subito a mezzogiorno, poi proseguite il viaggio, ok? Quindi questo orologio è stato attivato a segnare la stessa ora che vede dal finestrino. La domanda da $1 milione è, ovviamente, quando questo segna mezzogiorno, questi segnano mezzogiorno, no? È evidente. Quando il treno è arrivato qui, ho disegnato le ruote, ecco le ruote. E questi orologi sono andati avanti, no? Magari questo segna la mezza, questa segna la mezza, questa segna la mezza, questa segna la mezza, questa segna la mezza. Questo orologio cosa segna? È una domanda da $1 milione. Allora, Newton direbbe che questo orologio qui, ovviamente sempre l'ipotesi che il treno non sobbalza, che l'orologio non venga rovinato, queste sono state accantonate già queste problematiche, che sono problematiche tecnologiche importanti, ma non sono più concettuali. Possiamo pensarle risolte, anche se magari non è banale farlo, ma concettualmente sì. Newton direbbe che questo orologio segna la mezza. Einstein no. Direbbe che questo orologio qui ha un ritardo che dipende dalla velocità ed è invece se è mezzogiorno e mezzo segna qualcosa in meno, è in ritardo. E il ritardo dipende dal treno, dalla velocità del treno. Se il treno è molto lento, il ritardo è impercettibile e quindi si confonde entro la precisione sperimentale con la previsione di Newton. Ma se la velocità del treno comincia a essere importante, comincio a misurare un disaccordo che non è più ignorabile, è significativo, è ripetitivo, è significativo. E se il treno va ancora più veloce, il ritardo diventa veramente imbarazzante. E se il treno va ancora più veloce, è talmente grave, è talmente sbagliata la previsione di Newton che dite, ragazzi, Newton è proprio torto. Ma lento o veloce rispetto a cosa? Veloce rispetto alla velocità della luce. Vi ricordo la prima lezione dove parlavo di questo rapporto qua. Quando V è molto minore di C, siamo in regime non relativistico. Quando questo è molto minore di 1, siamo in regime non relativistico, cioè newtoniano. E dire che la velocità è molto del treno, per esempio, è molto più piccola della velocità della luce, è come dire che la velocità della luce è infinita. Cioè nel limite che la velocità tende a zero, è come se la velocità della luce fosse infinita, no? Quindi avere velocità molto basse rispetto a C è come pensare a C molto grande! Invece avere velocità che cominciano a essere 5%, 10%, 20%, 30% della velocità della luce, no? Tipo 0,1 di C o 0,5 di C, allora non possiamo più immaginare che C sia infinito. Quindi quello a cui voglio alludere è che cosa succede? Chi è sul treno è un fisico come un altro. E anche lui vorrà fare un suo sistema di riferimento. Cioè, forse non ho usato la parola. Cos'è un sistema di riferimento? Fatemelo dire e poi ci riprendiamo le due. Cos'è un sistema di riferimento? A valle di questa lezione introduttiva. Un sistema di riferimento è un sistema di coordinate, quindi geometria di Cartesio, più una schiera di orologi sincroni. Questo è un sistema di riferimento. Quindi chi è sul treno vorrà fare un suo sistema di riferimento. Quindi cosa farà? Metterà tanti begli orologi, metterà l'orologio madre, farà un lampo di luce e sincronizzerà i suoi orologi. Ma cosa succede? Io sono sul mio treno che viaggio con i miei orologi sincroni. Che mio bel sistema di riferimento. Voi direte, voi che vedete me passare, oh, i tuoi orologi non sono sincroni. E io guarderò i miei orologi. Sì che lo sono. Sono i vostri che non lo sono. E ci vediamo alle due.